Aumentare i fondi per il sistema della sanità pubblica anche nelle piccole realtà della penisola è questa una delle richieste principali da parte dei sindaci molisani al Ministero della Salute. Martedì 18 nella capitale una delegazione di amministratori molisani avrà un confronto con il ministro della Salute Orazio Schillaci per mettere sul piatto le numerose defezioni della sanità pubblica, dalla carenza di medici e infermieri nelle corsie ospedaliere ai tagli nei servizi di emergenza 118. Termoli Campobasso, la rete di emergenza urgenza, il fatto che gli IRCCS vadano in contabilità nazionale e che questo possa essere un vantaggio per la Regione Molise per gestire meglio le risorse che abbiamo. E al tempo stesso credo, e questo deve essere riconosciuto anche rispetto a quello che altre regioni hanno come problema, un aumento del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale. Ormai è conclamato che in una regione così piccola avere quel tipo di risorse in un momento come questo è preoccupante e risulta difficile gestirla. Speriamo, ecco, che non siano solo parole quelle che ci diranno a Roma e che seguano immediatamente i fatti. Il problema innanzitutto è quello di non creare inutili contrapposizioni che nuociono sicuramente il cittadino, poi tutti i vari aspetti delle dinamiche politiche e imprenditoriali, diciamo così, devono restare fuori dal tavolo, fermo restando che lo sappiamo tutti, va rivisto non soltanto il budget destinato alla Regione Molise in sanità, va rivista anche la contabilità, perché non è possibile che strutture private possano, per esempio, assorbire un'importante parte del budget, soprattutto con il gioco della mobilità attiva e passiva, andando a, diciamo così, limitare quella che è la possibilità e il diritto alle cure dello stesso cittadino molisano e, perché no, di tutte le strutture che sono presenti in Regione. Quindi è un problema evidentemente che va spostato a livello nazionale per tanti aspetti, anche per aspetti che esulano dalle responsabilità della politica regionale, ma che attengono a un piano più alto.